Ecco. Benissimo. Primi minuti sono sempre quelli di maggiore incertezza. Vediamo appena abbiamo anche un solo telespettatore, comincio a parlare della serata. Forse sono partito qualche secondo prima. Benissimo. Vedo una persona, mi pare. Però è uno dell'Istituto Filosofico, quindi questa non vale. Ecco, ne vedo due già, ottimo. Benissimo. Allora abbiamo il signor Giovanni McAllister che dice presente alle 9. È Conosci? stato un correttore Puntualissimo. delle bozze. Ah, ok, benissimo. Si Allora è giochi in letto una casa, giochi parte in delle. casa, Sì, ottimo. sì. Benissimo. Ok. Alberto Valenti presente, quindi non è proprio un appello, ci sono tanti amici che ci seguono con costanza. Marisa Zanardi, che ho già visto da qualche altro incontro, secondo me. Peccato non poterci vedere in presenza, ma chissà, da settembre vedremo. Va bene, io direi sono le 9:01, ci sono 10 persone, sono più che sufficienti per iniziare ufficialmente la serata. E questa sera, eccezionalmente di venerdì, la nostra serata è di solito al mercoledì, ma per sovrapposizione abbiamo deciso di fare questo incontro appunto al venerdì sera, e sperando che non abbia risentito troppo il nostro numerosissimo pubblico di questo cambio di giornata. Ma al di là delle battute, io sono molto contento stasera, penso che lo si veda anche dalla mia espressione, perché sono qua a parlare di un tema bellissimo. Non bellissimo e importantissimo, che è proprio il tema della relazione tra vita e verità, che è poi il tema che contraddistingue il nostro Istituto Filosofico di Studi Tomistici. Noi pratichiamo la filosofia tomista e in generale la filosofia, diciamo, con ispirazione tomista, perché pensiamo che la filosofia sia soprattutto un modo di vivere un particolare, no? E che la filosofia vada testimoniata e incarnata nella propria vita. Quindi, quando ho saputo che c'era un giovane sacerdote che aveva pubblicato una tesi su vita e verità, con Enrico già eravamo molto contenti, con Enrico Cerignoni qua presente, eravamo già molto contenti. Quando poi ho visto che la tematica era vita, verità in Tommaso d'Aquino e Florensky, ecco, allora da qui dico benissimo, abbiamo trovato un amico, anche se siamo diventati amici in questi giorni, poi ho imparato che siamo anche, io pensavo che fosse non di Modena, invece siamo tutti e due di Modena, e quindi sono contento di poter parlare stasera con due amici. Enrico, da tanti anni, nuovo amico Guido Bennati, della tematica Vita e Verità in Tommaso d'Aquino e Pavel Florensky. Ho già detto il nostro ospite, è il dottor Guido Bennati, Don Guido Bennati, che si è laureato e deve discutere la tesi che riguarda proprio questa tematica a breve, e quindi stasera ci esporrà il contenuto della sua tesi, ma io direi soprattutto quelle che sono le sue, penso così, impressioni che ha ricevuto leggendo due grandissimi autori, quali Tommaso e Florensky, su una tematica così importante e così coinvolgente. Ecco. È in studio con me Enrico, Mario Enrico Cerigone, e quindi stasera la serata procederà in questo modo qua. Guido Bennati farà la sua relazione, una 45-50 di minuti, dopo facciamo un pochino di dibattito in studio e dopo lasciamo aperte le domande dal web, in qualche modo. Io le leggerò, Guido, poi te le riporto sullo schermo e dopo tu risponderai. Ecco. Noi, quando presentiamo i relatori, tiriamo molto via i titoli perché noi sappiamo che la cosa importante sono i temi che Sì. vengono discussi, ecco, non è tanto la persona che li enuncia, quindi pochi titoli, po poche cerimonie, ti ho presentato come mi è venuto spontaneo presentarti e quindi volentieri ti lascio la parola, non dopo aver ricordato che il prossimo mercoledì si chiuderà il corso di Enrico Cerigone su Platone, corso a pagamento, e c'è l'ultima, diciamo, l'ultima puntata proprio il prossimo mercoledì, e dopo, man mano,
se restate connessi, vi aggiorneremo sui nostri futuri programmi che saranno di varia natura, tolkieniana, filosofica, letteraria e forse anche artistica. Comunque questo non disvegliamo il futuro. Bene, siamo in 23, un ottimo numero per noi. Io direi, noi ci mutiamo, Enrico, chiudiamo il microfono e lasciamo la parola a Guido per la sua relazione. Quando vuoi fai partire il PowerPoint, poi io lo condivido sullo schermo. Vi ringrazio intanto, ringrazio Claudio, Enrico e tutti voi. Faccio solo una piccola correzione, che è questa, che ho già discusso la tesi. Quindi scusami, questo, allora, ho capito, ok. Per questo sono sereno, ecco, oltremodo. Quello che faremo questa sera lo facciamo attraverso qualche slide perché possa esserci utile. Ripercorro in parte quello che è il lavoro di ricerca che ho fatto per la tesi di dottorato in teologia fondamentale. Quindi c'è tanta filosofia certamente in questa tesi, anche se è prettamente di carattere teologico, ma emergerà credo progressivamente. Condivido con voi lo schermo. Ecco, Vita e verità in Tommaso d'Aquino e Pavel Florensky. In realtà non è proprio il titolo della mia tesi di dottorato, che inizia con una citazione del Vangelo di Giovanni: io sono la via, la verità e la vita. Il rapporto tra vita e verità in Tommaso d'Aquino e Pavel Florensky. Questo perché appunto potesse emergere già qual era ciò attorno a cui ruota la riflessione. E poi questa, che in realtà è una citazione vostra, che ho preso da Claudio: la verità staccata dalla vita non è verità, con la V maiuscola, e una vita separata dalla verità non è vita, con la V maiuscola. Ecco, il percorso di questa sera sarà pressappoco questo. Vorrei offrirvi prima l'orizzonte del rapporto vita e verità, sul quale poi prende vita la ricerca vera e propria, che ha sottolineato l'apporto di questi due grandi autori, Tommaso d'Aquino e Pavel Florensky. Infine, ma brevemente questo, alcune considerazioni conclusive che possono essere l'occasione della ripartenza. In realtà, per quello che è il mio lavoro di dottorato, questa terza parte è una di quelle che ha richiesto non poco impegno, perché c'era da ripartire dalle spalle di due giganti, quindi già è difficoltoso ergersi nelle spalle di uno. Tenere i piedi su due staffe a volte non è semplicissimo. Ora, l'orizzonte è quello del rapporto fra vita e verità. Qui ci sono due domande che probabilmente ci possono lasciare perplessi, anzi magari tante volte ce le siamo posti. Che cosa è la vita? Che cosa è la verità? Forse l'origine anche della filosofia stessa in un qualche modo è nascosta dietro a queste due domande. Ora, nella concretezza dei nostri giorni, al di là di qualsiasi riflessione anche di carattere filosofico, c'è un aspetto che credo sia evidente, è che vita e verità sono qualcosa di originario, costituiscono un fondamento che, come le fondamenta di una casa, non sono subito visibili, non sono visibili pur sostenendo tutta l'impalcatura. E in un qualche modo non è possibile uscire, quindi una delle grandi difficoltà che evidentemente ogni volta che ci si mette davanti, soprattutto al tema della verità, emerge con forza, è che è difficile uscire dalla verità stessa per porsi questa domanda, ma ciò vale anche indubbiamente per la vita. L'orizzonte è quello di vita e verità, e qui ho messo due aspetti che mi pare dicano anche l'attualità del tema. Cioè, viviamo un'epoca nella quale c'è una grande sovraesposizione politica, commerciale,
del termine vita, no? Per intendersi il suffisso bio che in un qualche modo precede una marea di altre parole nella nostra quotidianità. Dall'altra parte anche i temi della qualità della vita, del fine vita, o appunto, questo più diciamo attuale per chi conosce anche autori appunto come Agamben, quello della nuda vita e del rapporto fra la politica e la vita nel suo aspetto anche biologico. Dall'altra parte la verità, qui mi sento di poter, come dire, andare anche sul banale, no? Viviamo una cornice culturale e anche ecclesiale per certi aspetti, stremata dal logos. Appunto, dato che la mia tesi era di carattere prettamente teologico, se si pensa al contesto europeo, noi viviamo una situazione paradossale, cioè le occasioni di annuncio sono sovrabbondanti, cioè parliamo tantissimo, anche nelle omelie, nella catechesi, negli annunci, no? Ma dall'altra parte c'è una laconicità un po' impacciata quando si tratta di parlare, diciamo, o comunque di ciò che riguarda la vita. Ho riassunto qui con una domanda un po' diretta, ecco, ma qual è il motivo per cui oggi abbiamo un cristianesimo che si fa così poco, ma si spiega così tanto? Ecco, il fondamento che ha dato origine anche alla mia riflessione sul rapporto fra vita e verità è evidentemente quello del kerigma, dell'annuncio cristiano. La Chiesa proclama che Gesù Cristo è la vita e la verità. La sua morte e resurrezione per il cristiano è dono di vita e tutte le verità trovano in lui sorgente e vertice. Questa è una semicitazione, direi, della Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Quella che segue invece sono parole di Papa Francesco in una dei suoi ultimi lettere. La verità, infatti, non è un'idea astratta, ma è Gesù, il Verbo di Dio in cui è la vita, che è la luce degli uomini, il Figlio di Dio che è insieme il Figlio dell'uomo. Ecco, a fronte di questo elemento, diremo innanzitutto dell'unità di vita e verità, così come emerge nel cristianesimo, nella parola del Vangelo, mi sono chiesto che cosa accadrebbe nel momento in cui vita e verità, che sono due termini che si contrappongono nella storia del pensiero, soprattutto moderno, no? Che cosa accadrebbe se riuscissimo a integrarli e a farli corrispondere fra loro, a entrare in profondità in questa identità che innanzitutto è posta per il cristianesimo in Cristo, no? Che è la vita e la verità. I due autori scelti sono quelli che vedete qui, Tommaso d'Aquino, un laziale per nascita e per morte, e Flarensky, nato in Azerbaigian, ma in realtà vissuto fino verso i 18 anni, insomma, la sua giovinezza in Georgia, morto a Leningrado, l'attuale San Pietroburgo, nel 1937, l'8 dicembre, almeno così è riportato nei documenti che sono stati ritrovati. Perché questi due autori? Chi di voi, probabilmente, voi che siete all'ascolto, li conoscete già e potete immaginare il perché, no? Basterebbe fare una semplice ricerca del termine veritas o vita nel corpus tomistico di Tommaso, appunto, e si ritroverebbero intorno ai 10.000 occorrenze per ciascun termine. Dall'altra parte, Florensky proviene da un contesto culturale nel quale, lo sappiamo forse tutti, la parola istina, che è una delle due in cui in russo si dice verità, l'altra è pravda, istina ha in sé, nella sua radice etimologica, il senso del respiro, di qualche cosa che respira, no? Quindi è una verità vivente, che è un tema tipico della riflessione
del secolo d'argento cosiddetto della filosofia russa, da cui Florensky trae diciamo, ispirazione. Ecco, sottolineo ancora la scelta di questi due, perché non è una mia idea così, ma in un qualche modo anche Giovanni Paolo II in Fides et Ratio suggeriva, no, di ricercare in profondità il pensiero di coloro che avevano offerto una sintesi organica del loro pensiero, uno sguardo sulla, usiamo un termine russo, o comunque di origine russa, di unitotalità, no? Di vedere il tutto come un'unità. E sia Tommaso che Florensky hanno questa immagine. La difficoltà era come farli interagire. Mi sono chiesto se fosse possibile un confronto che, anche come radice etimologica, dice un mettere di fronte l'uno all'altro. Ma se pensate alla vastità di temi che hanno toccato Tommaso e Florensky, un semplice metterli uno di fronte all'altro, per certi aspetti avrebbe incontrato tantissime affinità, perché ci sono affinità in rapporto, non so, alla filosofia antica, alla matematica, all'epistemologia, alla gnoseologia, ma dall'altra parte forse sarebbe stato anche estremamente faticoso, no? Una comparazione con parare significa in un qualche modo mettere alla pari. Come poter mettere alla pari San Tommaso, l'uomo del XIII-XIV secolo, con un russo ortodosso sacerdote del XX secolo? Allora ho pensato al paragone. Qui c'è un po' di etimologia cara a Florensky, ma anche a Tommaso. Paraconao significa sfregare, affilare, richiama appunto la pietra di paragone, con la quale nell'antichità si verificava la purezza dei metalli. Su questi blocchi di basanite, di colore quindi molto scuro, nero, si strofinava con forza, si sfregava il presunto metallo per vedere a colpo d'occhio il segno lasciato. Ecco, ho pensato che sarebbe stato possibile porre Tommaso e Florensky a paragone su quella pietra appunto di paragone, che è il rapporto vita-verità. Entriamo direttamente in Tommaso d'Aquino. La vastità di ciò che ha prodotto Tommaso è stato per me un primo problema, no? Come affrontare il rapporto fra vita e verità in Tommaso? Si apriva un mare difficilmente navigabile. Allora, nella tesi di dottorato ho dedicato una prima parte a una explicatio terminorum, a una, diciamo, un vocabolario a pronto uso, cioè una sintesi che è costata una buona fatica, per poter vedere come Tommaso parla di verità, come Tommaso parla di vita. Quindi innanzitutto poter entrare nella sua terminologia. Poi ho fatto una scelta. Ho scelto di riferirmi in particolare al suo commento al Vangelo di Giovanni. Questo perché? Perché a volte magari ci dimentichiamo di questo, o meglio, a volte si pensa a Tommaso come semplicemente il teologo della Summa contra Gentiles o della Summa di Teologia, ma Tommaso è innanzitutto dottore in Sacra Pagina. E potremmo dire anche questo: Tommaso non ha mai insegnato sulla Summa, ma ha insegnato a partire dal Vangelo, questo sì. Quindi diventava già il modo per me di scegliere un testo che avesse uno stretto rapporto con la vita stessa di Tommaso. Cioè, voglio dire, mi interrogo su qual è il rapporto vita e verità in un autore, evidentemente non posso
non trascurare questo stesso tema in ciò che è originario e dunque anche in, in Tommaso stesso. Per cui, dopo il vocabolario introduttivo e una riflessione più approfondita sulla, sul commento al Vangelo di Giovanni, ho messo una parte, ho approfondito il tema della sua stessa vita. Ecco, nella lettura sul Vangelo di Giovanni sono emerse alcune caratteristiche, qui ve le riassumo. Innanzitutto che la sua riflessione speculativa è caratterizzata da una grandissima capacità di equilibrio, cioè è difficile mettere in castagna Tommaso su uno sbilanciamento, no? Il suo, la sua capacità di tenere insieme la dinamicità del tema della vita, che per lui è strettamente collegata al movimento, e dall'altra parte anche la capacità sistematica e speculativa della verità, che per lui è evidentemente connessa all'adeguazione, no? All'adequatio, rei et intellectus, bene, questa capacità di porre in equilibrio vita e verità è veramente impressionante. Si capisce qui anche il perché della scelta del commento al Vangelo di Giovanni, no? Evidentemente è in quel Vangelo che il tema della vita e della verità è pareggiato in Cristo. Qui svegliamo subito il tema forse fondamentale. Si può dire per Tommaso che in Cristo la verità è la vita e la vita è la verità? Si può dire questo? Indubbiamente sì, indubbiamente sì. Si può dire che la vita è la verità e la verità è la vita. Dall'altra parte, nella lettura Super Ioannis emergono anche delle scelte specifiche, precise. Uno degli aspetti che mi ha colpito di più sono stati nel commento il suo riferimento a questa triade, essere, vivere e intelligere, che ha origini prettamente platoniche, neoplatoniche. Gli altri riferimenti nella scrittura, nel corpus di Tommaso, sono in particolare nel testo attribuito a Proclo. Adesso mi sfugge, ma dopo mi verrà. Bene, nell'uso di questa triade, cioè come si articolano fra loro l'essere, il vivere e l'intelligere, emerge, qua riassumo proprio, una certa contrazione del vivere quale termine medio tra l'essere e la capacità intellettiva e il conoscere, che in un qualche modo hanno uno sviluppo più ricco, più approfondito rispetto a quanto è in sé il termine vivere. Dall'altra parte emerge un acuto senso del valore della vita intellettuale, quale espressione più perfetta della vita. Dunque, indubbiamente la lettura del commento al Vangelo di Giovanni e andare a osservare il rapporto fra vita e verità fa emergere con estrema chiarezza quanto Tommaso d'Aquino non sia un intellettualista nel termine più becero, no? Nel suo senso più becero, ma il conoscere per Tommaso è qualcosa di estremamente vitale, e questo è tutt'altro che una grande scoperta, ecco, voglio dire, emerge a mio parere davvero in tutte le pagine, ma a maggior ragione è apparso con grande forza. Dall'altra parte mi sento di ridurre con questa affermazione in breve che, nonostante comunque l'attenta ricerca di equilibrio, trapela un qualche sbilanciamento sul versante della veritas. Ora vi offro alcune frasi finalmente sue di Tommaso. Queste sono tratte dal capitolo primo. Tenete conto che della lettura Super Ioannis i primi cinque capitoli, il commento ai primi cinque capitoli, sono sicuramente redazione anche di Tommaso.
Gli altri sono stati seguiti nella compilazione da Reginaldo. A ben considerare le parole in questione, sta parlando del prologo di Giovanni, tutto è stato fatto per mezzo di lui, si intende del verbo, appare evidente che l'Evangelista ha usato un linguaggio esattissimo. Chi infatti vuol fare una cosa deve prima concepirla nel suo pensiero, che è così forma e idea della cosa da produrre, come la forma preconcepita nella mente dell'artigiano è l'abbozzo dell'arca da costruire. Faccio un inciso: il termine concepire è un termine di per sé propriamente vitale, anzi, nella sua accezione più comune, è all'origine stessa del vivere. Così dunque, Dio non compie nulla se non mediante il concetto della sua intelligenza, che è appunto la sapienza generata ab eterno, ossia il verbo di Dio, figlio di Dio. Quindi è impossibile che compia qualcosa senza la mediazione del figlio. Per cui Agostino scrive nel De Trinitate che il verbo è l'arte colma delle idee di tutti i viventi. È chiaro quindi che tutto ciò che il Padre fa lo compie per mezzo di lui. Ecco, quella, la penultima frase, il verbo è l'arte piena delle idee di tutti i viventi, lascerebbe in latino anche una curiosa inversione, cioè il verbo è l'arte piena di tutte le idee viventi. Che chiaro, detto in questo senso, si trema, perché uno magari pensa subito a Platone. Però è interessante come aspetto, e lo si nota successivamente perché, e qui è sempre tratto dal primo capitolo, Tommaso si trova a commentare il prologo, nel quale si dice che tutto è stato fatto per mezzo del figlio, del verbo, e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Noi ci mettiamo un punto e poi diciamo: in lui era la vita. Per Tommaso, che diciamo la divisione dei versetti poteva essere leggermente diversa, il quesito era: si può dire che nel verbo tutte le cose esistono e sono vita? Qui troviamo, potremmo dire, l'analisi, l'approfondimento di questa tesi. I concetti che si trovano spiritualmente nella sapienza di Dio, mediante i quali le cose furono fatte dal verbo, sono vita. Di nuovo l'immagine dell'arca, come l'arca costruita dal falegname in se stessa né vive né è vita. Però l'idea dell'arca che l'ha preceduta nella mente dell'artefice, in un certo modo, vive, in quanto all'essere intellegibile nella mente del suo artefice. Tuttavia non è la vita stessa, poiché per il fatto di essere concepita da un artista non entra a far parte della sua essenza, in quanto è appunto semplicemente un artista e del suo essere. Ma in Dio, al contrario, l'intendere è anche la sua vita e la sua essenza. Vedete che ricorre ancora una volta a queste triadi, esse, vivere, intelligere, perché tutto quello che si trova in Dio non soltanto vive, ma è la stessa vita, poiché tutto ciò che è in lui è la sua essenza. In Dio, quindi, la creatura è l'essenza creatrice. Perciò, se si considerano le cose come esistono nel verbo, esse sono vita. Un ultimo passaggio sui testi di Tommaso, perché è il commento al versetto di 14,6 di Giovanni, «Io sono la via, la verità e la vita». La vita è Cristo medesimo, perciò afferma io sono la via. Il che è ben motivato, dice Tommaso, poiché per mezzo di lui, di Cristo, noi abbiamo accesso al Padre. Ma poiché questa via non è lontana dal suo termine, infatti se vi ricordate questa risposta di Gesù, io sono la via, la verità e la vita, è originata da una domanda di Tommaso l'Apostolo, che gli chiede: Signore, ma tu ci parli di una meta, no? Di un luogo, di un posto dove stai andando, ma come possiamo conoscerlo se non conosciamo la via?
Ecco, poiché questa via non è lontana dal termine, ma congiunta, aggiunge la verità e la vita. Cosicché egli è insieme via e termine, via secondo l'umanità e termine secondo la divinità. Perciò in quanto uomo afferma io sono la via e in quanto Dio aggiunge la verità e la vita. Con queste due parole viene indicato in modo conveniente il termine della via suddetta. Vedete, Tommaso non ha fatica a porre in dialogo, in armonia, no? In una dialettica e in unità la verità e la vita. Salto tanto, però passo a quella che è stata un altro capitolo interessante di Tommaso, nello studio di Tommaso, perché mi sono chiesto, ma questa visione che Tommaso offre da un punto di vista del suo commento alla scrittura, ma anche della sua riflessione teologica, evidentemente, l'ho dato per scontato, ma Tommaso può commentare il Vangelo di Giovanni grazie anche a un apparato teologico che serve per questo, no? Le summe sono a servizio di colui che deve commentare la scrittura. Quindi certamente questa immagine che è presente, questa unità di cui parla appunto nei suoi scritti, come è immersa nella sua vita? Come si è connotata la vita di Tommaso, quale ricerca della verità? E qui ho messo alcune semplici espressioni che riguardano gli scritti sulla vita di Tommaso. Le fonti che noi abbiamo sono agiografiche, cioè sono legate al processo per la sua canonizzazione, ma sono fonti che certo indugiano un po' nell'aspetto diciamo miracolistico o leggendario, anche se, faccio qui un appunto, leggendario viene da legenda, che è un gerundio, per cui significa che deve essere letto, legenda est, perché era ciò che diceva l'abate quando ascoltava il racconto dei santi. Se ne ascoltava un pezzo che doveva essere letto, diceva leggenda. Dunque le leggende a volte sono molto preziose. Chiusa la parentesi. Sono espressioni che si legano alla sua vita. Tota palea, per chi lo conosce, è una delle ultime espressioni attribuite a Tommaso. Nell'ultimo periodo della sua vita, probabilmente Tommaso andò incontro a un grande esaurimento fisico. La mole di lavoro che era capace di portare avanti è impressionante. La quantità di libri, e non solo, ma le migliaia di chilometri che ha fatto quest'uomo attraverso tutta l'Europa, Parigi, Colonia, Roma, Napoli, dicono di un totale dono di sé per la ricerca della verità. E tota palea è ciò che Tommaso dice al suo fidato amico, confratello, che lo accompagna nei suoi viaggi, Reginaldo, quando Tommaso smette di dettare, di scrivere. Si nota in Tommaso una certa, davvero, un calo fisico quasi, no? E passa moltissimo tempo e ore anche in adorazione, per cui dice Reginaldo, non posso più scrivere perché tutto ciò che io ho scritto è per me come paglia di fronte a quanto mi è stato dato da contemplare. Ora qui c'è stato anche del gran cinema sull'interpretazione di queste parole, per cui Tommaso avrebbe ritrattato tutto quello che ha scritto. No, però fa capire qual è l'origine di tutto il lavoro di Tommaso. È il suo afflato mistico, è, potremmo dire, quel sole che tante volte è dipinto sul suo cuore. Domine non nisi te, è una citazione che questa tratta da un altro episodio di Tommaso, scusate se indulgo in questa riflessione, ma è interessante anche qui. Tommaso, dopo aver scritto l'inno all'Eucaristia, per sapere se davvero fosse degno del Signore, pone questo scritto ai piedi del crocifisso e gli chiede in preghiera se
sia corretto, se sia valido, diciamo. La leggenda vuole che il Cristo scende dalla croce, lo legge e chiede: Tommaso, qualunque cosa tu mi chiederai, io te la darò. Tommaso non chiede un libro particolarmente raro, ma risponde così, dice: Signore, nient'altro che te. Ancora, abstractio mentis, la capacità di Tommaso di astrarsi e la grandezza del suo corpo, no? Chiamato bue muto. C'è un particolare interessante ancora su Tommaso e che collega la grandezza del suo corpo e l'astrazione in cui andava. Lui aveva molto paura delle ferite. Per cui viveva con terrore quando il cerusico veniva per porre o delle sanguisughe per fare dei salassi sostanzialmente. Per cui si faceva dire da Reginaldo quando sarebbe arrivato, perché così prima si metteva in meditazione e sostanzialmente si astraeva, no? Sveniva, noi diremmo. Ma anche questo è interessante, cioè Tommaso ne emerge con una umanità che dice una sovrabbondanza anche di attenzione al corpo, per esempio, tutti temi che riemergono poi nei suoi scritti. In breve, la vita di Tommaso, nella sua quotidianità, custodisce una ricchezza che si offre come un'eccedenza all'indagine speculativa. Passiamo ora a Florensky. Con lo studio di Florensky, anche da un punto di vista della scrittura della mia tesi di dottorato, dovevo trovare un modo diverso, non potevo seguire lo stesso percorso di Tommaso, ma perché diversa è la storia di Tommaso, l'epoca di Tommaso, dalla storia e dall'epoca di padre Pavel. Per cui ho scelto di iniziare dalla vita stessa di Florensky e di unirvi strettamente la sua riflessione filosofica e teologica. Questo a partire di per sé da un dato come fosse un fondamento, e cioè che per Florensky chiaramente, in maniera estremamente evidente, la vita è la verità e la verità è la vita. Il punto di partenza è stato un episodio della sua giovinezza che scrive in un testo che si intitola Ai miei figli. Questo capitolo è detto Il crollo. Vedete di fianco il nome di Tolstoi e un suo libro che è La confessione, Ispoved, dove Tolstoi offre la base per cogliere davvero il percorso di riflessione di Florensky. In pochissimo tempo cerco di riassumervelo. Pavel nasce in una famiglia di una piuttosto nobile, anche se non estremamente abbiente. È istruito subito alla scienza. Tutto quello che è l'aspetto fiabesco, magico e religioso non gli è negato, ma gli è taciuto, non viene istruito in questo cammino che di per sé, se ci pensate, è quello invece solito della vita di tutti i bimbi. Ma Tommaso, ma Florensky manifesta invece un grande interesse per il magico, per il luminoso. Cresce comunque con una grandissima capacità speculativa e scientifica, per cui da giovane praticamente conosceva tantissimo della fisica e della matematica, ma tutto questo porta ad un crollo potremmo dire psicologico e soprattutto spirituale, per cui si innesca in un qualche modo una nuova direzione, un nuovo cammino di indagine, che è quello di una verità legata strettamente alla vita e di una vita strettamente legata alla verità. Gli altri aspetti che poi ho seguito nella riflessione sono legati alle sue due grandi parti della riflessione, cioè la teodicea e l'antropodicea. Vedete qui i titoli, la colonna e il fondamento della verità, che è il testo sicuramente più conosciuto, e agli spartiacque del pensiero, testo purtroppo non conosciuto, ma che è indispensabile per capire Florensky.
altrimenti è come così, cercare di capire una macchina senza avere l'altra metà di dietro, ma soltanto con il cruscotto e le ruote davanti, diciamo. La parte finale è stata legata invece direttamente al martirio. Ecco, vorrei entrare qui su una lettura invece proprio del periodo della giovinezza di Florensky, legato al crollo. Ecco, lui scrive queste pagine quando intuisce che la sua vita prenderà una brutta piega. Ai miei figli, se non sbaglio, è sicuramente scritto dopo il 17, quindi quando ormai la macchina che avrebbe portato alla carcerazione, alla deportazione in un gulag di Florensky e poi alla sua fucilazione in una fossa comune a Leningrado, era ormai in movimento. Per cui sceglie di scrivere ai suoi figli questo testo, che diciamo, questi testi scritti ai figli erano un aspetto anche tipico di quel periodo storico e diciamo in particolare della letteratura russa, ma c'è una profonda differenza, perché Florensky scrive questo testo non per far conoscere se stesso, ma al pubblico, no? Era, diciamo, una tecnica per parlare di sé, per fare un'autobiografia, ma Florensky proprio lo vuole per i suoi figli, ai quali scriverà le lettere poi dalla prigionia. Dice così: quanto a sfumature personali, ciò che avevo esperito si differenziava da quanto descritto da Tolstoi, parla della confessione che ha scritto Tolstoi. In quel testo predominava il sentimento. Tolstoi si sentiva morire dentro perché in lui si erano prosciugate le sorgenti della vita e per lui la vita era qualcosa di molto vicino a uno stato d'animo, organico, alla percezione dell'interezza armonica del corpo, profonda, ma secondo una determinata linea. Oltre che a una sua predisposizione personale, forse in Tolstoi ciò è dovuto anche all'età e allo stile di vita. Faccio un inciso, Florensky prenderà le distanze poi da Tolstoi, a cui tra l'altro aveva scritto probabilmente una lettera, ma senza mai ricevere risposta. La mia agonia, continua Florensky, seguiva una linea più intellettuale. Io soffocavo per mancanza di verità, non trovavo un solo punto fermo in tutto il sapere umano, mentre la verità e il senso della vita erano per me qualcosa di comprensibile e di equivalente. Pian piano, tuttavia, e in parte con l'aiuto di Tolstoi, cominciò a diventarmi chiaro che se mai c'era, la verità non poteva essere esterna rispetto a me e che essa era la fonte della vita. E questa per me è una frase lapidaria. La vita stessa è la verità nel suo profondo. E questo profondo non sono già più io e non è più dentro di me, sebbene io possa toccarlo. In un primo momento in modo confuso, come attraverso una parete spessa, poi sempre più distintamente sentii un certo quale fluvio giungere da quella profondità. Qui vedete due immagini del giovane Florensky che forse vi fanno emergere, sono di epoche evidentemente diverse, la precisione di un ragazzo devoto alla scienza e il misticismo di qualcuno che ha incontrato una verità profonda che parla all'interiorità più abissali del cuore dell'uomo. Ancora continua, sempre nelle stesse pagine, la decisione venne da dove meno me lo sarei aspettata, cioè la sua decisione di prendere un nuovo cammino e una risposta in ordine alla sua ricerca della verità. La sua fonte fu quella scepsi, termine che ricorrerà con grande importanza nella colonna Il Fondamento, riguardo alle convinzioni e alle dottrine umane di cui mio padre mi aveva permeato e di cui ero stato nutrito sin dall'infanzia. La verità è la vita. Istina, žizn. In russo il verbo essere è omesso, quindi è fortissimo l'affermazione. Sarebbe verità, vita. Mi ripetevo più volte al giorno.
Senza verità non si può vivere, senza verità non c'è esistenza umana. Era lampante, ma su queste altre considerazioni simili il mio pensiero si bloccava, incocciando ogni volta contro qualche ostacolo. Un giorno di colpo, sorse spontaneamente una domanda, e loro? E con quella domanda il muro fu abbattuto. Loro, cioè, tutti quelli che esistono e sono esistiti prima di me. Dunque, faccio un inciso, la pienezza del tema della vita, no? Loro, i contadini, i selvaggi, i miei avi, l'umanità in genere, davvero sono, aggiungo, vissuti e vivono senza la verità? Oserò dunque sostenere che gli uomini non abbiano avuto e non abbiano la verità e che dunque non siano vivi e non siano uomini? Vedete come è già qui, no? Profondissimo il rapporto fra vita e verità. Qui passo al testo della colonna, il fondamento della verità, per cogliere quello che è stato, dal mio punto di vista, il perno attorno a cui poter offrire una riflessione, dal punto di vista di Florensky, del rapporto fra vita e verità. Leggo anche qui, sperando di non risultare eccessivamente pesante. La verità è la contemplazione di sé attraverso l'altro, il tu, nel terzo, lui, padre, figlio e spirito. Ecco la definizione metafisica della usia, della sostanza, del soggetto autodimostrabile che, come si vede, è una relazione sostanziale. Capisco che qui ci sarebbe da dire una marea di cose, ma è proprio, potremmo dire, il condensato, a mio vedere, più pieno di ciò che è il rapporto fra vita e verità in Florensky. Il soggetto della verità è relazione di tre, ma relazione sostanza. Il soggetto della verità è la relazione di tre. E siccome la relazione concreta è un sistema di atti, di attività vitale, nel nostro caso un sistema infinito di atti sintetizzati in unità, oppure un atto unico infinito, perché si parla della Trinità, possiamo affermare che la sostanza, l'usia della verità, è l'atto infinito di tre nell'unità. E questo atto infinito di tre nell'unità è l'atto infinito della vita. Dunque potremmo dire la sostanza della verità è l'atto infinito della vita. Penso che sia una definizione che rende in profondità la riflessione di Florensky. Faccio anche qui un inciso mentre guardiamo queste altre, intanto iniziamo a spulciare queste altre due immagini. Per me il cuore del rapporto fra vita e verità per Florensky è teologico, cioè è propriamente trinitario. Per cui certamente c'è una lettura che può essere offerta a partire dalla sua riflessione matematica con Cantor, Bugayev, certamente c'è da un punto di vista della sua riflessione prettamente filosofica con il platonismo e il suo approfondimento della dialettica, ma a mio modo di vedere il cuore che permette di cogliere questo rapporto e quindi anche tutto ciò che coinvolge la verità in quanto antinomia, come vedremo, è propriamente trinitario. Qui due immagini, uno è il suo ex libris, quello di destra, is knig, che vuol dire ex libri, Sviashenka Pavla Florenskava. L'immagine di un cavaliere con il cuore trafitto e vedete ha uno scudo dove c'è una specie di albero tagliato per sezione longitudinale, no? Questo richiama alcuni suoi passaggi, direi sicuramente agli spartiacque del pensiero, dove afferma che è proprio del mistico la capacità di leggere la realtà non semplicemente per tagli, no? Per sezioni orizzontali, ma nella sua profondità, no? Una verità che scende nella profondità del vivere. Dall'altra parte, la copertina di questa rivista, Makovets, che era la collina
di Sergei Passad, cioè la collina dove abitava Flarienski con la sua famiglia, che è la Lavra, il monastero della Santissima Trinità o di San Sergio. In questa copertina di Florovsky, ma potrei sbagliare, si coglie, vedete, c'è un quadro dove è rappresentato un uomo. Dentro a questo quadro l'uomo ha in sé un cavallo, un colombo, una pianta, un pesce, un cardo e un sole. Lo stesso uomo è all'esterno di questo quadro dove ci sono i medesimi elementi, no? Anche questo credo che permetta di cogliere una delle grandi intuizioni di Florensky, che nascono dallo stretto rapporto che c'è fra verità e vita, no? Che dunque riescono a mettere in profonda connessione l'identità dell'uomo, no? E la realtà che in esso lo circonda. Ancora, un'altra pagina tratta sempre da la colonna Il fondamento della verità, dove si coglie il tema della verità quale antinomia o giudizio autocontraddittorio, e ho messo in evidenza quella che secondo me permette di cogliere davvero il rapporto che cioè il senso con cui Florensky affronta il tema della contraddizione. La vita è infinitamente più ricca delle definizioni razionali, e perciò nessuna formula può contenere tutta la pienezza della vita. Se si rileggono tutte queste parole, tutte queste pagine, a partire dal fatto che la sostanza della verità è l'atto infinito della vita, emergono con particolare forza, no? La vita è più ricca delle definizioni razionali e nessuna formula può contenere la pienezza della vita. Quindi nessuna formula può sostituire la vita stessa nella sua creatività, nella sua capacità di produrre il nuovo a ogni momento e in ogni luogo. Di conseguenza le definizioni razionali troveranno sempre in ogni luogo delle obiezioni. Le obiezioni contro la formula sono appunto formule, controgiudizi, che partono da aspetti della vita complementari, contrari e perfino contraddittori alla formula contestata. Una formula intellettuale può essere superiore agli attacchi della vita solo se accoglie in sé tutta la vita. La sostanza della verità è l'atto infinito della vita, con tutte le sue varietà e contraddizioni presenti e future. Una formula intellettuale può essere verità solo se, per così dire, prevede tutte le obiezioni a tutte le risposte. Ma per prevedere tutte le obiezioni bisogna assumerle non già nella loro concretezza, ma coglierne il limite. Evidentemente le parole di Florensky fanno riferimento a più contesti di riflessione, no? A quello matematico, a quello filosofico. Ne deriva, conclude, che la verità è quel giudizio che racchiude in sé anche il limite di tutto ciò che lo può cassare. In altre parole, che la verità è un giudizio autocontraddittorio. Vi lascio anche così, è proprio per vedere che la vita di Florensky è stata caratterizzata da tante relazioni, quelle con i suoi figli, che descrivono in particolare l'epilogo della sua esistenza. Lo vedete qui con la veste sacerdotale bianca, con la quale anche si presentava alle sessioni di approfondimento per il lavoro. Florensky ha vissuto anche non solo come professore all'Accademia Teologica di Mosca, ma come studioso, scienziato, ingegnere, in particolare nella conduttività degli elementi, una grande profondità di analisi anche nella biologia. Certamente il suo presentarsi con la veste sacerdotale dei preti uxorati, sposati, cioè quella bianca, destava grande sospetto, o comunque destava contrarietà, e infine fece emergere rabbia.
e Florensky seguì buona parte dell'intelligenza russa fino ad essere internato alla Lubianca, deportato a Skovorodino, un paese sconosciuto nell'est della Russia, e poi per essere portato alle isole Solovki, dove la sua vita è stata davvero consumata, ridotta al nulla, per essere poi fucilato appunto l'8 dicembre del 37. Tra l'altro c'è un episodio interessante in cui Florensky incontrerà Trotsky, che chiede di lui proprio perché si recava a lavorare con la veste sacerdotale, ma pare che questo non, cioè, da quello che si capisce, la considerazione di Trotsky nei confronti di Florensky era buona. Tra le altre cose, poi sappiamo anche la fine di Trotsky e la piega che prese poi il regime. Qui lo vedete quando viene deportato e preso di fretta da casa sua alla Lubianca. Queste sono le foto, diciamo, segnaletiche, e invece sulla destra con un collega nella stazione appunto di ricerca nell'estremo oriente. Per riassumere Florensky, vado velocemente verso la conclusione, il punto di partenza è, a mio parere, assiomatico, no? La vita stessa di Florensky è il luogo della verità, perché per lui la verità è la vita. Quindi il fulcro del rapporto risiede nella intuizione trinitaria. Dall'altra parte, questo riferimento alla Trinità lascia aperta anche una minor considerazione sull'aspetto cristologico, no? Cioè quello che invece è emerso magari con un pochino più di evidenza in Tommaso. Per cui farebbe pensare forse che l'aspetto storico sia carente nella riflessione di Florensky, un'accusa che tante volte gli viene fatta. Anche se il martirio, c'è qui il richiamo, diventa la risposta più evidente, no? La testimonianza della verità nel dono della sua vita. Dall'altra parte, un appunto che probabilmente si può fare anche a Florensky, che mi sento di fare, è questo suo rifiuto di chiudere sempre la riflessione su anguste definizioni razionali, che magari per un lettore non abituato può destare una certa frustrazione. A mio parere, comunque, credo che il rapporto vita-verità sia il punto di osservazione privilegiato per Florensky. Dunque, per ripartire, qui vi metto in evidenza alcuni aspetti che sono emersi dal mio mettere a paragone Tommaso e Florensky, cioè ci sono degli elementi positivi in comune, la centralità della dimensione trinitaria. Ma io ho colto anche degli aspetti, diciamo così, negativi, se si può dire, ecco. Nelle loro riflessioni è marginale l'aspetto, la centralità dell'evento pasquale, e per certi aspetti del dato biblico, direttamente alla riflessione vita e verità, cioè il dato biblico nell'approfondimento del rapporto che esiste fra vita e verità. Dico che è marginale il riferimento all'evento pasquale perché evidentemente io scrivo una tesi di teologia e mi dico: ma com'è possibile che nel rapporto fra vita e verità non sia emersa nella riflessione di Tommaso e di Florensky con estrema forza come sia il Cristo risorto, la verità che vince la menzogna, perché il Figlio di Dio muore come bestemmiatore, che è un'evidente contraddizione, tra virgolette, e dall'altra parte colui che è morto è risorto. Anche qui un'evidente contraddizione, possibile che non sia immersa nella loro riflessione con grande potenza? Ci sono anche elementi evidentemente divergenti, cioè uno sbilanciamento, lo riassumo in maniera così un po' grossolana, sul lato della veritas per Tommaso o sulla vita da parte di Florensky. Un'ultima sottolineatura faccio per dire dove mi ha portato poi la riflessione, dove mi ha condotto. Evidentemente il tema di questa sera è più centrato sul rapporto tra Tommaso e Florensky, quindi dico qualche cosa che è stata la mia riflessione.
è che ritengo che fra vita e verità, anche a fronte di ciò che emerge in Tommaso e Florenzi si possa dare una priorità assiologica, diciamo così, tra vita e verità. Una priorità che è data dalla vita. L'immagine che ho così, che mi sono trovato a tirare fuori, è quella della vista stereoscopica, no? Della nostra capacità visiva. Cioè noi abbiamo due occhi, ma uno dei due è dominante. È il classico esercizio che si fa quando si va a tirare con l'arco, se avete presente, no? Dicono di chiudere un occhio perché è quello con cui si mira. Bene, l'occhio con cui si mira è quello, cioè l'altro occhio è quello con cui si mira, scusate. Per cui c'è un occhio dominante e quest'occhio dominante, ci sono degli studi molto interessanti di carattere medico proprio, dove emerge che è una capacità che l'uomo acquisisce a un certo punto, per cui alcuni hanno dominante il destro o il sinistro. E la vista, diciamo l'occhio dominante guida il subdominante nel porre l'attenzione sulle cose. È chiaro che noi notiamo l'occhio dominante nel momento in cui dobbiamo puntare esattamente qualche cosa, ma nella nostra quotidianità essi sono per noi semplicemente il vedere, ci permettono la profondità. E l'immagine, secondo me, funziona perché senza un occhio, o sviluppando eccessivamente un occhio a scapito dell'altro, perdiamo la profondità. Tutto diventa più pericoloso, no? Camminare, guidare, correre. Nel momento in cui entrambi gli occhi si posano sulla realtà che ci circonda, a noi è dato di cogliere la profondità che essa ci rivela. Ma certamente, questa è la mia conclusione, fra i due ce n'è uno che è dominante, che ha una priorità e, a mio parere, è la vita, l'occhio della vita, diciamo così. Mi sento di concludere così, lasciando un po' aperta e aperto il finale, ecco. Sono stato nei tempi, spero. Sei stato bravissimo, veramente proprio molto molto bravo. Ti ho seguito con grande attenzione e bravo, profondo, anche toccante. Indubbiamente sono due autori che toccano, poi quando si parla della vita di Florensky c'è da emozionarsi sempre, tutte le volte ci si emoziona, è vero. E io direi, Enrico, se vuoi riapparire anche tu, è sparito, si sarà addormentato forse, cosa dici? Sì, si è addormentato, fra l'altro... probabilmente è devoto di San Giuseppe, no? Perché ha avuto la rivelazione nel sogno, nel sonno, e quindi è il patrono degli studenti, perché così possono ricevere la rivelazione mentre dormono. Vabbè, io direi spero di essere riapparito invece. Io direi facciamo appunto come avevamo detto, magari non dico due chiacchiere, qualche domanda io e Enrico a Guido, un piccolo dibattito, e poi dopo se qualcuno intanto dal pubblico vuole postare qualche domanda, noi molto volentieri dopo la faccio passare sullo schermo. Intanto veramente bravissimo Enrico e Guido, molto bravo. Enrico, ti do il microfono a te. Ma mi si sente? Pronto? Sì, ti sentiamo bene. Abbiamo perso. È sparito. Speriamo che si riconnetta. No, beh, io allora dico due cose io. Intanto, secondo me sei stato molto bravo, soprattutto anche a sottolineare, hai avuto il coraggio anche di sottolineare gli aspetti, fra virgolette, giustamente hai detto tu, negativi, eh? Beh, io devo dire che il tema della vita, cioè il tema della vita e della verità, non è che l'ho mai frequentato o studiato come hai fatto tu all'interno di Tommaso e Florenzky, però è abbastanza in effetti clamoroso, che questa poca attenzione al tema pasquale, perché cioè, come dire, viene quasi naturale pensarci, no? Alla risurrezione. È curioso, eh? Sì. D'altra parte, come dire, ogni autore poi ha i suoi pro, i suoi contro, il suo focus su certe cose. Ecco, cioè, sicuramente Tommaso non è cristocentrico, è stato accusato anche di questo, no?
sì. Florensky è più trinitario, ecco, sicuramente. No, quello lì hai colto, hai detto una cosa, come dire, quasi banale, però in effetti clamorosamente vera, cioè veramente vera, secondo me, questa cosa qua. Sì, sì. Ma ci sono anche altri aspetti che non ho sottolineato di Tommaso, ma per esempio sulla struttura della Summa, sulle sue tre parti, diciamo così, no? Come le si ordinerebbe in rapporto ai termini via, verità e vita? Probabilmente la parte prima è sulla verità, la parte seconda è sulla vita, la terza parte, che è Cristo, è la via. Ma la domanda però viene, no, spontaneamente, ma perché invertire l'ordine? Perché verità, vita e via, no? E non via, verità e vita, che è una delle, diciamo, a ragione o a torto, una delle sottolineature che è stata fatta a Tommaso, no? Poi è chiaro che ci sono delle ragioni estremamente valide per cui lui parte con la pars prima e affronta questa riflessione. Però certamente diventa interessante, se la via è Cristo, forse conviene partire da lui, no? Ah no, sicuramente, questo qua è un aspetto che è dibattutissimo all'interno del pensiero tomista, ecco, però c'è chi lo difende dicendo, beh, però la terza parte non è riuscito a completarla, chissà cosa avrebbe scritto, eccetera, perché poi la parte finale è un po' una riedizione delle sentenze. Comunque quello che dici è vero, insomma, però sicuramente il suo pregio, come secondo me hai fatto bene a sottolinearlo, proprio è il grande equilibrio, ecco, mi ha sempre colpito questo di Tommaso, il grande equilibrio. Hai detto bene, è difficile trovarli in castagna, perché poi lui è sempre molto prudente, l'uso anche degli avverbi, per lo più sì, da questo punto di vista quasi sempre, cioè, ut in pluribus, cioè, ha tutto un uso di avverbi molto prudente, che poi è anche molto vero, peraltro, quindi sì. Non ci troviamo davanti a una tassatività, sì. Come dire, sì. Dicotomica in qualche modo. Sì. Io, scusa, mi distraggo perché voglio provare a rintracciare Enrico a vedere se riusciamo a farlo riapparire, insomma. Sì, sì. No, posso aggiungere un'altra cosa che sicuramente puoi cogliere anche distraendoti, ecco. Cioè, è stato per me prezioso una lettura di Tommaso che lo cogliesse però anche nei suoi, diciamo così, nella sua veste platonica o neoplatonica, diciamo così, tra virgolette, che penso gli stia bene addosso, questa è una mia impressione, cioè la ormai superata riduzione di Tommaso a un aristotelico un po' corretto, non coglie la profondità dei temi vita e verità, no? Non so se quei testi che avevo proposto, secondo me sono molto belli, molto interessanti, molto forti, no? Sì. Beh, il commento di San Giovanni è veramente spettacolare, cioè veramente. Io l'ho letto con attenzione, peraltro, lettura continuata, abbiamo quasi l'apice di Tommaso, sì. I primi capitoli sì. Si vede che sono veramente strepitosi proprio, poi... Sì. Il Vangelo di San Giovanni è strepitoso, sì, sì, lui, poi dopo quel commento di San Tommaso, lì un teologo, un filosofo ci sguazza, fra virgolette. L'aspetto neoplatonico è stato molto recuperato alla fine negli anni a cavallo del dopoguerra, molto, è stato molto bravo Fabbro, lì è stato molto bravo, sì. Fabbro. Perché e poi ultimamente anche Milbank. Sì, ultimamente Bill, ma però i grandi studi da fatto Fabbro sul neoplatonismo di Tommaso, che sembrava quasi una bestemmia, cioè quando ha messo la nozione di partecipazione, che notoriamente Aristotele considera un non senso, la nozione metafisica di partecipazione è un libro bellissimo, cioè importantissimo, che ha un po' rivoluzionato, secondo me ha messo in luce quanto sia neoplatonico, quanto ci sia anche di neoplatonismo all'interno del pensiero di Tommaso, e questo secondo me l'ha molto ravvivato, secondo me, ecco, non è il, sì. Quindi una sintesi, no, dice Fabbro, tra platonismo e aristotelismo. E aristotelismo. In chiave cristiana, questo qua è verissimo quello che dici. Senti, io ne approfitto
per, scusami, non è che faccio della pubblicità, sì. Ricordo che noi abbiamo parlato chiaramente di Florensky e San Tommaso, oltre che di Severino, anche in questo libro, di cui con Ai confini della contraddizione, Tommaso d'Aquino, Florensky e Severino, che, di cui Guido è attento lettore e sì, futuro faccio vedere recensore. Bravissimo, ottimo, ottimo, ottimo. E quindi quando ci farà la recensione che verrà pubblicata, poi la condivideremo anche sui nostri canali social. E, ti volevo chiedere una cosa all'interno di questo discorso. Intanto speriamo, scusa, ero distratto perché io speravo che Enrico riuscisse in qualche modo a riapparire, ma ha dei problemi di connessione. Torna a dire se qualcuno vuole fare delle domande, molto, molto volentieri le facciamo passare. Intanto qua faccio passare un'osservazione, giusto per... Ritengo San Tommaso uno dei santi più misteriosi ed enigmatici. Cosa dici, Guido? Sì, ma la leggi, riesci a leggere, no, le domande? Sì, riesco a leggere, sì. Okay. Sì. L'aspetto che enigmatico che mi ha colpito di Tommaso è, come dire, il fatto che si è come se si celasse, cioè cela la sua vera identità, il suo cuore, diciamo così, il suo animo, quello che per noi moderni potremmo dire il suo carattere, no? Lo cela di fronte a una competenza e una profondità teologica speculativa che dice innanzitutto una grande umiltà, perché davvero è un ricercatore della verità e non vuole mettere al primo posto se stesso, no? Con il suo carattere, pur avendo testimoniato, pare in alcune occasioni, anche una certa forza, perché indubbiamente gli anni di Parigi, per chi ha studiato un po' la sua storia, con il rapporto tra gli ordini mendicanti e i teologi di Parigi, è stato, insomma, anni, cioè, forti e difficili anche da un punto di vista proprio delle sommosse che avvenivano nelle università. Sì. Menavano veramente. Sì. Quindi mi colpisce questo che forse anche lo rende anche un po' sempre più enigmatico, no? Cioè il suo essersi posto innanzitutto a seguire la verità, per cui ne emerge innanzitutto la riflessione teologica e quindi il suo amore per la Trinità, per la Chiesa. E lui rimane come sullo sfondo, no? Meno visibile. Sì, beh, è un po' una caratteristica poi anche del Medioevo, no? Quella di mettere al centro la tematica e poco l'autore. C'è una bella geografia, hai citato gli episodi più famosi, anche più toccanti, sì. Resta sempre un po' un enigma, no? Un bue muto, no? Diceva il maestro Sant'Alberto Magno. Sì. Era veramente un bue, era un buio perché era un bue. Io sono andato a vedere in Lazio, a Fossanova, dove è morto, c'è ancora la tavola, dove c'era il taglio della tavola, perché lui era molto corpulento e non riusciva a starci intorno. Quindi veramente una cosa mastodontica, no? Doveva essere... Ci sono alcuni episodi anche più così, un po' più che noi diremmo buffi, però fanno emergere un aspetto dell'umanità di Tommaso che in qualche modo si rispecchia anche poi nei suoi scritti, anche il rapporto alla vita e alla verità. Mi viene in mente quando, per esempio, aiutò una barca a ritornare a riva. C'era il canape da tirare e le persone che erano alla riva non riuscivano e Tommaso con la sua mole da solo praticamente la tirò a riva dal fiume. No, dico questo perché anche per esempio nella Summa, quando si chiede come si fa a combattere la tristezza, che è uno dei sentimenti più pericolosi, è interessante, sono pagine della Summa di teologia davvero belle, cioè consiglia di fare un bagno caldo
e di incontrare gli amici. Quindi emerge anche tutta una umanità, no? Che forse a noi può fare sorridere, però non manca in Tommaso questo grande afflato per l'aspetto umano. Quindi in realtà davvero ha ragione, è mistico ed enigmatico per certi aspetti. È tornato Enrico, è tornato, eccolo qua. È risparito, l'abbiamo visto per un attimo, ha problemi di connessione, problemi. Senti, ti volevo chiedere una cosa, così parlando sempre della tua tesi, poi magari se ti va facciamo anche due chiacchiere sul nostro volume. Sì? Così, una domanda, non dico personale, però a cavallo tra il filosofico e il personale, studiare questi due autori su questo tema qua, cos'è la cosa che ti hanno insegnato? La cosa più importante che hai assimilato, ecco, da questo studio qua? Sì. Ma certamente, sì, ce ne sono tante. Una di quelle che penso di aver fatto mio è l'avere pazienza. Sì, sì. Allora finisco di rispondere a questa comunque. Okay. È anche la pazienza nel conoscere, nel non avere fretta di arrivare alle conclusioni. Cioè il cammino di Tommaso, di riflessione di Tommaso, il cammino di Florensky, è un cammino che non ha paura di compiere dei lunghi viaggi per arrivare al suo punto d'arrivo. E a volte mi sono accorto anche nella lettura o nello studio di voler arrivare subito a facili conclusioni, no? Invece sono due autori che non mancano mai di soppesare con grande, credo anche con grande, con grande simpatia anche le posizioni contrarie, no? Non solo Tommaso, ma per certi aspetti anche Florensky. Giusto, giusto quello che dici. Enrico, dopo ti lascio, niente, sparisce, Enrico non ce la fa. Faccio passare questa osservazione di Stefano Rossi, perché si lega un po', è una mezza domanda, è un'osservazione, ma che si lega alle cose che abbiamo detto prima. Vedrai la seconda parse più della prima, più della parte della via che della vita, mentre la terza è come vita, in quanto tratta dei sacramenti che conferiscono la vita della grazia. Cosa ne pensi? Beh, sì, da una parte è evidente che è una soluzione quella di dare un'etichetta, no, a tre parti così vaste che lascia un po' anche il tempo che trova. Dall'altra parte questa suddivisione non è, cioè io l'ho trovata in un autore che ha affrontato Tommaso soprattutto dal punto di vista delle tassinomie, credo che si dica, che è, adesso vediamo se riesco a ritirarlo fuori, non mi viene, comunque, cioè la terza parte in realtà però è tutta centrata su Cristo, che Cristo, come appunto dice Tommaso nel commento al Vangelo di Giovanni, è la via, no? E in realtà tutta la seconda parte affronta il tema di per sé propriamente della vita dell'uomo. Per certi aspetti si potrebbe andare a leggere, che sono molto interessanti, le introduzioni alle tre parti per porre in evidenza. Adesso, volendo, potremmo anche andarla a leggere, però da una parte è vero, ci sono i sacramenti nella terza parte, ma i sacramenti che sono vita della Chiesa sono anche il cammino che porta l'uomo all'incontro pieno con Dio. Quindi sono proprio via, no? In questo senso qui. Senti, io direi, approfittiamo che abbiamo Enrico che starà ancora qua per qualche secondo, si vede che appena inizia a parlare sparisce, ecco. Comunque ho trovato l'autore, è Di Maio, non so se lo conosci. No, non lo conosco. Un autore della Gregoriana che ha approfondito le tassinomie proprio nella Summa.
Enrico, abbiamo chiacchierato intanto sulla sua tesi e su qualche domanda. Se volevi tu fare una domanda, un intervento su quello che ha detto Guido, ci fai. Se duri, eh? Non se, devi smicrofonarti però. Non ti sentiamo. Niente, stasera proprio Enrico non funziona. Non ti sentiamo. Allora, Enrico, fai così. No, ti vediamo bene, ma non ti sentiamo. O provi a entrare e uscire, oppure stai lì. Io ti rimuovo dallo schermo e tu magari scrivi nei commenti in chat che io li passo a Don Guido. Adesso è sparito. Niente, non ce la facciamo stasera. Faccio vedere intanto, dopo poi ti voglio fare una domanda anch'io. Verissimo quello che dice Don Guido. Più li conosco, più mi rendo conto che ho bisogno di darmi tempo. Amo entrambi e credo che la tematica della contraddizione presente in entrambi sia un fondamento della vita. Beh, allora non mancherà la signora o signorina Faustin di prendere il nostro libro. Scherzo. Cosa dici tu? Sì, assolutamente. Anche perché è davvero quel brano che abbiamo ascoltato, che abbiamo letto, no? Dove la verità che possa tener conto di tutte le contraddizioni che gli vengono dalla vita, diciamo anche al di là della riflessione prettamente speculativa, è ciò che ci accade, no? Un po' tutti i giorni, nel senso che noi andiamo avanti con, usiamo questa immagine un po' più prosaica, ma con le nostre verità, no? Un po' sprombattuto. Poi la vita ci presenta a volte realtà nelle quali dobbiamo rimetterci in movimento, no? Per cui in questo senso qui c'è anche un aspetto della vita che crea una tensione, che crea sempre un movimento, che crea una precedenza in un qualche modo. Tenuto conto del fatto che comunque, come l'ho detta io adesso, evidentemente diventa una facile contrapposizione, no? Verità e vita come se fossero, tra virgolette, i nostri valori, le nostre verità e la vita di tutti i giorni. Diciamo che in questo modo si banalizza molto. Però penso che sia un aspetto, quello della Importante. contraddizione autentico, sì, profondo. Ma senti, visto che stiamo parlando di contraddizione, così entriamo sul tema della Va contraddizione. bene, proviamoci, proviamoci. Osiamo, osiamo. No, io un po' quando sento un pochino, quando vedo questi due autori, Florensky e Tommaso, ognuno chiaramente ha una lettura e anche delle strutture mentali che ti portano a, come dire, a notare di più, forse con l'occhio che guida i brani che in qualche modo ti sono in qualche modo più congeniali. Adesso non so se tu li puoi far vedere. Comunque, secondo me tu hai citato molto bene San Tommaso quando diceva, appunto, me lo sono segnato qua, in cui diceva che tutto ciò che si trova in Dio vive ed è la vita stessa, no? Perché all'inizio fa l'analogia, no? Sembra che Dio sia un qualcosa che concepisce qualcosa e poi lo fa, no? Come l'artista, no? È chiaro che se pensi Dio in questo modo qui, cioè, non sta in piedi, no? Perché sarebbe un soggetto che ha qualcosa di esterno a se stesso che può concepire e poi dopo lo può fare, no? Sarebbe, come dire, introdurre all'interno di Dio una potenzialità, no? La capacità di concepire dalla potenza all'atto e poi la capacità di fare dalla potenza all'atto, no? Però San Tommaso è grande anche perché lui in effetti parte da questi esempi che all'inizio ti sembra di capire tutto, no? Dice, beh, ho capito come fa Dio. Così come l'artista pensa al quadro e poi lo dipinge, così Dio pensa una cosa, però la fa concretamente, no? Però è bello perché Tommaso parte da questo che tutti lo capiscono, poi dopo comincia, non dico a complicare, no? Però più entra nella tematica, ecco, lui con grandissima maestria dopo ti fa in qualche modo capire che, almeno quando si parla dell'infinito, sostanzialmente le cose non sono così separate, ma appunto viene a dire, è bellissimo quel testo lì, è stupendo, no? Non lo ricordavo, che tutto ciò che si trova in Dio
vive ed è la vita stessa, cioè tutto ciò che si trova in Dio è Dio che è la vita, questo vuol dire. Sì. Tutto ciò che si trova in Dio è Dio, ecco questo qua. Allora io dico, ma anche in questo, secondo me, è già, non dico una coincidenza degli opposti, no? Però in questo caso qua coincide ciò che nella normalità è separato, cioè nella normalità il mio concetto è distinto dal mio intelletto. Sì, sì. Nella normalità, no? Nel vivere quotidiano, negli enti finiti, potremmo dire, no? Il concetto è una cosa, l'intelletto è un'altra, indubbiamente. Il mio intelletto non è il mio concetto, no? Allora, come dire, quando invece hai a che fare e ti cominci a riportare quella tematica dell'infinito, di Dio fuori metafora, fuori termine matematico, è chiaro che questi due opposti coincidono, cioè il concepire di Dio è Dio e il vivere di Dio è il concepire di Dio. Ecco, io dico, vedo una coincidenza degli opposti non così forte come c'è in Cusano, a parte che secondo me si può ritrovare anche in San Tommaso, però in questa coincidenza ci sono degli opposti che normalmente sono separati, invece in qualche caso estremo, in questo caso Dio, coincidono, no? Allora, come dire, io sì, sì. Mi viene da dire, mi tendo a convincere che forse anche questo è un criterio in cui si può leggere Florensky, perché Florensky alla fine attinge un sacco da Cusano, eh? Cusano non è San Tommaso, eh? Però io faccio fatica a vederlo in contrapposizione, a parte il fatto che non possiamo entrare nella tematica, però ecco, io Florensky vedo che non lo vedo tanto distante da Tommaso perché, secondo me, questa è la tesi che sostengo io, quando Florensky parla di contraddizione, la si potrebbe intendere appunto in qualche modo come una sorta di coincidenza degli opposti che c'è anche in San Tommaso, quindi non come una vera e propria contraddizione, cioè come A è non A. Allora, Socrate bianco e Socrate non è bianco. Ecco, io ho ritrovato un po' la tematica anche in questa tua relazione. Poi, chiaro che resta problematico, Florensky, che poi magari ti dico perché dopo, anche nel testo che hai citato. Cosa ne pensi tu, visto sì, che... Sì, sì, sì. Allora, così, a caldo, senza una grande riflessione, ma il punto di partenza è sempre nella teologia, e in particolare in riferimento anche, mi viene in mente la Summa, la semplicità di Dio, no? Il punto di partenza è sempre questo, che a volte... nella Summa noi diamo per scontato, ma davvero nella riflessione di Tommaso tutto è riconducibile a questo, no? Questa semplicità di Dio nella quale appunto il concepire è il concepito anche, no? L'atto del concepimento. Quindi evidentemente si può cogliere in questo rimando continuo all'unità, tanto che qui ci sarebbe da aggiungere anche un altro aspetto proprio interessante sulla riflessione trinitaria di Tommaso. Cioè, Tommaso è attento a quali sono le azioni del Padre, del Figlio e dello Spirito, per esempio, no? C'è un'attenzione di Tommaso sulla specificità di ciascuna delle tre persone, ma il suo interesse è sempre nel cogliere l'unità, no? Armonica, le relazioni che ci sono fra loro, no? La profondità delle riflessioni legate appunto alle relazioni sussistenti è forte in questo senso, e mi sembra di poter dire perché il suo punto di partenza, la sua attenzione è di poter cogliere sempre l'unità organica che è Dio stesso e in cui tutto il molteplice vive. Per cui aggiungerei anche questa riflessione, non soltanto il tema della coincidenza degli opposti, ma il tema che, se vogliamo, per certi aspetti, coincidenza degli opposti potrebbe essere uno sviluppo, a mio parere, è il rapporto fra l'uno e i molti. È sempre lì, no? Si ruota in un qualche modo, che per esempio la riflessione sul rapporto fra l'uno e i molti
è preponderante sicuramente anche in Florensky. Quindi direi in questo senso, in Florensky certamente c'è un influsso di Cusano, ma per certi aspetti io credo molto meno di quanto non possa apparire. In realtà è citato non molto, mentre sono molto più convinto, e questo, in questo ti seguo, Claudio, alla stretta connessione che in realtà c'è fra Florensky e Tommaso. Florensky ha sicuramente letto Tommaso, ha letto dei tomisti, ma qui c'è tutto un lavoro che io non ho voluto fare, perché la mia tesi non era su una lettura florenskiana di Tommaso, che comunque sarebbe interessante, non bisogna andare a vedere quali volumi ha potuto leggere Florensky di dell'Aquinate, ma certamente hanno la medesima visione medioevale, dove per medioevale intendo la capacità e il desiderio di cogliere il tutto in una unità organica che differenzia fondamentalmente dal pensiero rinascimentale, che conosce per divisione, no? Qui ci sarebbe da approfondire tutto il tema dell'icona, della prospettiva rovesciata, no? Tommaso è al limite, potremmo dire, del pensiero medievale per certi aspetti, no? Indubbiamente il suo tempo è ancora in un qualche modo quello di Giotto, di una prospettiva che sì, inizia a formarsi, ma in cui comunque c'è una grande libertà, che è la prospettiva poi rovesciata bizantina, in cui Florensky rimane, no? Lui si considera un medievale, Florensky vuole essere, e dice che l'era che si apre, con anche la, tra virgolette, rivoluzione scientifica, no? E con tutte le novità delle teorie della teoria quantistica, no? Che in qualche modo ha scosso la rigida prospettiva rinascimentale newtoniana, diciamo così. Però per certi aspetti la loro visione medioevale, sulla quale secondo me si può cogliere, che sia la contraddizione, che sia la coincidenza degli opposti, questo desiderio, perché si vuole cogliere il tutto in una unità organica. No, molto giusto quello che dici. Sì, ci sta, ecco. Probabilmente San Tommaso è l'ultimo dei medievali e Florensky invece è in pieno medioevo da un certo punto di vista, ecco. Senti, ti vorrei fare una domanda così un pochino, non so se riesci a rispondere, è un what if, no? Che cosa avrebbe detto Florensky se fosse stato qua? Florensky è stato un grande ingegnere, nel senso che lui ha veramente fatto degli studi sulle alghe e sugli anticongelanti che dicono permesso o aiutato la Russia a vincere la seconda guerra mondiale con gli Stati Uniti, no? E c'è ad esempio il nostro amico Silvano Tagliagambe, giustamente cita sempre dei brani di Florensky molto belli anche sulla tematica dell'ibridazione. Cioè Florensky aveva già intravisto veramente degli sviluppi, parliamo degli anni 30 in Russia, che stanno avvenendo quasi in questi anni qua, in questi mesi qua, quasi in questi anni qua, ecco. Quindi sicuramente un grandissimo grande preparazione scientifica Florensky, non c'è poco da fare, che ha visto anche degli sviluppi interessantissimi su tematiche ma veramente recenti. Questo è bravissimo Silvano Tagliagambe a mettere in luce queste cose qua. Però io ti vorrei fare questa domanda qua. Visto che si parlava anche un pochino di coronavirus, diciamo di lockdown, eccetera. E indubbiamente penso che sia innegabile questo, no? Poi c'è chi dice che bello e c'è chi dice che disastro, no? Però indubbiamente l'epidemia del Covid-19 ha accelerato certi processi, indubbiamente li ha accelerati, tra i quali, e ne siamo una testimonianza io e te, che siamo a pochi metri di distanza ma siamo
ma non ci vediamo fisicamente, ha indubbiamente accelerato, come dire, il progetto di digitalizzazione. Questo indubbiamente. È stata un'accelerazione, già era in atto, no? Quindi il big data, il fatto che tutti i nostri dati sono in qualche modo processati, il fatto che ci possiamo connettere in modo digitale, così come stasera avviene, no? Quindi sembra quasi che l'aspetto fisico, e adesso lo tocchiamo con mano, proprio, o meglio, non lo tocchiamo con mano, già il fatto di non potersi più toccare è una cosa incredibile. Cioè, un anno fa non avremmo mai pensato di avere paura a darci un bacio quando ci si vede, è una cosa che viene spontanea, no? Adesso ti dà il gomito alla distanza. E questo incide sulla vita? Cioè, è chiaro che è cambiato il nostro modo di vivere e non so neanche se tornerà come prima, non lo so, io la spero di sì, ecco. Ma il fatto che ci sia questa, come dire, digitalizzazione della vita, il fatto che sia tutto smaterializzato, il fatto che noi ci vediamo su uno schermo, ma non ci vediamo, non ci guardiamo negli occhi, questo è grazie al cielo, aggiungo, perché poi chiaramente ha dei pregi questa cosa qua, perché siamo qua con 20 persone che non... magari da tutta Italia, che non sarebbe stato possibile prima, ecco. Però ti volevo chiedere, secondo te, Florensky, di fronte a questo fenomeno in cui la vita si smaterializza, si decorporeizza, no? Non c'è più l'aspetto fisico in senso materiale della vita, così, secondo te cosa avrebbe detto di questo processo di scorporazione in qualche modo? Togli il microfono, ti devi smicrofonare. Sì, scusa. Faccio riferimento a una riflessione che ho letto di Florensky legato a questo tema. Se, ovviamente Florensky era un sacerdote, celebrava l'Eucaristia, e c'erano le prime amplificazioni con il microfono. Per cui si chiedeva, e era, a noi può sembrare una cosa banale, no? Anche, come dire, un po' appunto medievale, però ci si chiedeva se fosse lecito utilizzare il microfono per amplificare la voce e se, come dire, l'efficacia sacramentale del testo, per esempio, della scrittura che si legge, sia qualcosa che si trasmette, uso questa immagine, attraverso quel mezzo di amplificazione oppure no. Per Tommaso, per Florensky l'aspetto sacramentale ha una profonda materialità, no? Bisognerebbe leggere La filosofia del culto, che è un testo bellissimo, veramente molto interessante, che la filosofia si debba fare, per paradosso, a partire dal culto. No, questo è molto interessante, a partire dal rito. Quindi lui dice, sì, si può utilizzare l'amplificatore, perché quelle onde sonore che, chiaro che lui mette in campo l'aspetto scientifico, no? Le onde sonore, che sono delle onde che escono dalla nostra bocca, prodotte dalle corde vocali, no? Sono in realtà riprodotte attraverso un mezzo elettrico, no? Attraverso l'elettricità, diciamo, sono riprodotte in modo che c'è una perfetta analogia, per cui si può, mi verrebbe da dire, in un qualche modo Florensky avrebbe fatto entrare l'aspetto scientifico, ma non come ciò che conduce la riflessione, ma ciò che è integrato, ma perché parte dalla vita, no? Sempre. Cioè, la sua prima domanda è, ma il sacramento vale oppure no? Allora guardo alla scienza e a che cosa mi può dire. Temo che non sarebbe stato, cioè, avrebbe avuto da ridire sui temi, su quelle volte in cui la scienza si arroga un po' il diritto di dare subito una precedenza, no? O guarda con, come dire, come qualche cosa di, non del tutto importante, altri aspetti, no? Cioè, credo che una domanda sulla quale Tommaso
Sì, dai, Floreschi avrebbe avuto un'interessante riflessione, ma era da chiudere prima i teatri, le scuole, i laboratori, o era da chiudere prima le fabbriche, no? Credo che su questo aspetto anche probabilmente la riflessione di Florensky sarebbe stata molto interessante, no? Non bisogna dimenticare in lui, qui ci vorrebbe appunto Enrico, il sentiero del mago, no? La sua visione anche un po' che lascia perplessi sul tema della magia, che è tipicamente medievale, cioè uno sguardo sulla realtà che ne va a cogliere quegli aspetti che in realtà sono associati e messi vicini alla scienza, ma con il coraggio di chi dice, perché qui c'è una domanda che emerge dal reale, che emerge dalla vita, e che, come dire, la scienza presa in certi aspetti può soltanto banalizzare. Ecco, direi così, con anche un po' di confusione forse. No, ci sta. Lui forse non sarebbe stato, non avrebbe senz'altro, come dire, l'avrebbe pensata così, cioè queste cose permettono in qualche modo di salvaguardare le cose più importanti, ecco, sì, se no, no, ecco, sulla chiusura non lo possiamo dire, ecco. È evidente che lui avrebbe chiuso per l'ultima cosa le chiese, ecco, quello è sicuro. Quello di sicuro. Sicuro. Senti, ti voglio fare un'altra domanda sempre legata alla tematica, così una curiosità che mi è venuta in mente mentre facevi l'esposizione. Ma Florensky dice la verità è contraddizione, no? Ma non dice mai la vita è contraddizione? Perché quello lì sì che, come dire, mi sentirei, non dico di condividere, però... Cioè, noi esperiamo in qualche modo, no, delle contraddizioni, che poi secondo me sono sempre contrarietà, però è curioso che lui non dica mai, anzi te lo chiedo, cioè lui non dice mai che la vita è contraddizione? Cioè lui dice che la vita mostra le contraddizioni, presenta, no, continuamente... Sì, lo direbbe sempre. Ma dove lo dice proprio il testo? Che la citazione la vita è contraddizione probabilmente non c'è, non lo so, può darsi che ci sia, ma così a memoria non credo di averlo mai incontrato. Però indubbiamente lui afferma che la vita presenta continuamente, no, un'obiezione ad ogni formula. Certo. Quindi il fatto che la vita presenti continuamente questa obiezione, la conclusione è che la vita presenta continuamente contraddizioni, no? O contrarietà, o opposti. Ecco. Scelgo volentieri tutte e tre perché... Dibatteremo. Però dai, è curioso, no? Perché si dice, no? Lo diciamo anche noi, la vita è proprio una contraddizione, ma tu sei contraddittorio perché dici una cosa e ne fai un'altra, no? San Paolo, no? Per dire, no? Sì. Voglio questo ma faccio l'altro, ecco, quello tra l'altro è una cosa che io dico, ma dovrebbe riflettere, non lo conosco bene come te Florensky, ma appunto non ricordo testi in cui lui tematizza questa cosa in modo, come dire, sistematico, fra virgolette. In qualche modo tu me lo confermi. Che la vita presenti continuamente delle obiezioni alla verità, come dire, dogmatica. Cioè, lui usa questa parola, questo c'è. Mi viene in mente, bisognerebbe andare a... Cioè, non lo fa apertamente, ma in realtà in poesia lo mette, perché nella colonna Il fondamento della verità, queste 12 lettere sulla teodicea ortodossa, spesso l'inizio è di forte afflato poetico, no? Non so, si descrive l'autunno, si descrive il cadere delle foglie, no? Quindi una natura che esprime una morte, sembra mostrare la morte, il suo pensiero va all'amico morto, per il quale in un certo senso è poi dedicata la colonna Il fondamento della verità,
ma al tempo stesso fa leva alla sua fede, che gli dice nella comunione dei santi, però so che lui è vivo. Quindi la vita si mostra come, tra virgolette, contraddittoria, no? Chiaro che fa sempre riferimento in quel caso lì alla sua riflessione credente, però mi verrebbe da dire lì emerge in un qualche modo questo aspetto. Mm. Ci rifletto. Senti, ti voglio fare non so se l'ultima domanda o poi se qualcuno vuole fare osservazioni dal pubblico, anche perché ormai ci avviamo verso le 11, che è verso l'orario di chiusura. Così ti chiedo una curiosità. Siccome tu dici ci siamo scritti in questi giorni qua, ho visto che mi hai trovato anche, mannaggia, un errore nelle mie bellissime tavole della verità, quindi ti ringrazio che lo correggerò. Ecco. E, nel testo che hai citato tu, stracitatissimo testo, no? anche da me peraltro, in cui dici sostanzialmente, ok, Florensky dice la verità deve essere tale che in qualche modo riesce a prendere dentro tutte le obiezioni, no? E quindi per questo la verità è contraddizione, no? Ecco, io è ancora, come dire, un tema che non l'ho chiarissimo, non l'ho ancora capito, ne parleremo, ma io vedo sempre un pochino il rischio in questa affermazione molto netta di Florensky di ricadere nello scetticismo, che era poi uno dei due corni del dilemma da cui era partito Florensky nella colonna il fondamento della verità, cioè lo scetticismo da una parte e il dogmatismo dall'altra. Il dogmatismo quello dice no, è così e basta perché sì. È così perché è così. Lo scetticismo dice vabbè, è così ma anche non è così. Ecco, quando Florensky dice la verità deve essere tale per cui becca dentro tutte le opposizioni, a me viene immediatamente, e qua la mia domanda, in mente una banalissima legge logica che è ex falsum quod liber, cioè da una contraddizione segue tutto, no? Se in un sistema logico c'hai una contraddizione, puoi dimostrare tutte le frasi, è veramente così, Perché se c'è una contraddizione, sì. L'implicazione, quindi la derivazione, in qualche modo è sempre vera. Questa è una banalissima legge logica, però è molto istruttiva, no? Se c'hai una contraddizione, veramente puoi dedurre tutto, Però non dici, evviva, no, puoi dedurre tutto il contrario di tutto, non serve più a niente, come dire, una teoria. Questo vorrebbe dire ridurre tutto lo scetticismo. Ecco, io ti volevo chiedere, tu come l'hai capito, com'è che Florensky, che parte da scetticismo, dogmatismo e propone questa cosa, evita di ricadere nello scetticismo da cui era partito. Adesso sono allora, 11 meno 10, quindi è un po' anche. Anch'io non so come rispondo, ma comunque è stato chiaro nella formulazione. La formulazione è chiara e credo che sia il tema, è un tema interessante, cioè è proprio lì il nocciolo della questione. Allora partirei dicendo così. Florensky arriva a un sostanzialmente a un punto, a un muro oltre il quale non riesce ad andare, no? Nel senso che di fronte allo scetticismo addirittura il passo successivo è l'epochè, la totale affermazione, io non affermo nulla e non affermo nemmeno che affermo nulla, cioè la totale immobilità, un po' quell'esperienza del crollo di cui lui aveva parlato da ragazzo, in cui tutte le sue verità si frantumano, no? Non arriva a un sostanziale. Da lì nasce questa idea, lui utilizza la parola probabilismo, cioè questa verità che io desidero ma non mi posso dare, non posso dimostrare, deve emergere da qualche parte per se stessa come autofondantesi, no? Qui c'è tutto il tema che poi sfocia nella Trinità, il rapporto tra l'io, il tu e l'altro, no? Vi ricordate, ti ricordi quella citazione? Quindi no. Secondo me rimane che ad un certo punto il passaggio
non possa essere oggetto di un raziocinio che lo dimostra in maniera evidente, perché altrimenti ricadrebbe ancora nel problema da cui è partito. Cioè, deve esserci uno spazio nel quale si gioca una libertà. E questa libertà si infila, uso questa immagine, tra lo scetticismo e un dogmatismo che chiude, no? Per cui la contraddizione non è data nella verità per poter affermare qualsiasi cosa, ma è posta nel fatto che il suo limite, come limite, no? Come limite, esso possa rientrare nella verità stessa, perché altrimenti, come dire, c'è bisogno di una libertà, di un esercizio della libertà, che da una parte non può essere costretto in una semplice dimostrazione che chiude, no? E che tra le altre cose fa della realtà un gran mucchio di negazioni, perché se A è uguale ad A, no? Vuol dire che tutto il resto è non A. E ogni cosa, affermandosi, in un qualche modo origina tutta una serie di negazioni. Questo lo riassumo un po' banalmente, per cui in realtà tutto il reale non sarebbe che un insieme di negazioni che si assommano l'una con l'altra. Il far entrare l'antinomia nella verità e dire che la verità è un giudizio autocontraddittorio permette di cogliere la realtà come un'affermazione che di per sé non nega, non distrugge il resto, diciamo così. Per cui lo scetticismo è superato nello spazio di libertà in cui emerge la verità. Io direi così. È interessante quello che hai detto, interessante. Ma ne riparleremo. Sì. Poi senti, con i testi alla mano è meglio, con i testi, certo, alla mano, sì, è meglio. Senti, io direi, faccio passare l'ultima osservazione, poi chiudiamo, magari se vuoi dire due cose tu, anche se questa elogia a me, quindi la faccio vedere. Sì. Bravo Claudio, che citi San Paolo, la sua esistenza è stata un esempio di contraddizione in modo assoluto. Come evidente, non solo è possibile, ma in casi specifici è auspicabile. Gli opposti non sono simili, ma casomai si attraggono. Ecco, su questa frase ti lascio fare l'ultima considerazione, poi salutiamo quelli che ancora sono in linea. Sì, certamente la bellezza della riflessione di San Paolo, ma anche del tema della contraddizione, è che fa leva sulla nostra libertà. La libertà permette di mettere insieme davvero realtà che sono diverse, no? È chiaro che dall'altra parte la libertà non è semplicemente espressione del fare quello che si vuole, che sarebbe appunto la contraddizione come mezzo per dire va bene tutto, no? Dato che la contraddizione, allora qualsiasi cosa va bene. No, però dice uno spazio di libertà nel quale la realtà è accolta, non è semplicemente negata. Qui ci sarebbe anche una piccola puntata, una piccola beccatina su Shestov, che so che non è molto amato, perché è un personaggio un po' particolare, però anche non è amato da chi? Da me? No, non so se da te, ma comunque personaggio un po' particolare. C'aveva dei fan, aveva. Sì. No, ma comunque per dire che la verità a volte affermata come un'arma costringe e incatena, se non è data in una libertà, no? Ma questo, se vogliamo, arriva direttamente poi a San Paolo, perché per San Paolo, come per Gesù, evidentemente la verità si dà nell'amore, la vera conoscenza è amare.
il cuore della verità è l'amore, ma un amore si dà soltanto nella misura in cui è un'adesione libera. È libertà, ma è adesione. Se vogliamo, anche qui c'è una contrarietà, non contraddizione. No, è giusto quello che dici. Peccato che non ci sia Enrico, perché su questa tematica, così faccio ancora pubblicità, ma però è la realtà. Qua sì. L'autore per eccellenza che ha fatto vedere come la verità sia la negazione della libertà, e quindi come la libertà sia falsità, sì. Severino. Sì. Il destino della necessità è per me un libro, come dire, non esito a dire grandioso, perché è un grande teoreta in cui fa proprio questo ragionamento, cioè la verità elimina la libertà e arriva a dire che la libertà è falsità, quindi la relazione tra libertà e verità non sono banali. La domanda che io farei, ma sarà un altro contesto, è: bene, allora come vivi? Come fai a vivere? Come prendi le tue scelte, no? Mostrami la concretezza di una vita in cui vale quello che dici, che teoricamente magari non fa una piega, no? Sì, ma... Quindi diventa interessante. Sì, io adesso non posso fare l'avvocato del diavolo, però in realtà... Certo, anzi. No, ma se tu leggi, c'è un bellissimo libro di Severino, no? L'unico libro autobiografico, no? Che è Il mio ricordo degli eterni. Uh-huh. È proprio bellissimo, bellissimo proprio. Parla molto dell'amore di sua moglie, di cui era innamorato. Ho avuto anche la fortuna di conoscere sia lui che sua moglie, tra l'altro, che era venuti a Modena, quindi era una coppia bellissima. Tra l'altro lei lo sgridava sempre perché mangiava male, perché avevamo pranzo insieme, eccetera. È molto bello quel libro lì, è scritto molto bene, perché lui è un grande autore. Non esita a dire che l'amore verso sua moglie, che è l'amore più grande della sua vita, però lo giudica un errore, eh? un errore in senso teoretico, no? E quindi tocca anche queste riflessioni, come dire, più anche esistenziali in quel libro lì. E in qualche modo ci riesce anche a saltare fuori, cioè tutto sommato, non è che lo prende in castagna così facilmente dicendo loro. Lui l'ha messo anche, mi pare, anche nell'ultima intervista che ha fatto su Soul, è stata l'ultima intervista che ha fatto Severino, che è bellissima quell'intervista lì, e lui dice, mi sembra che lo dica anche lì, che è stato un errore, no? È un errore, poi nella sua, vuol dire che noi viviamo nella contraddizione, che poi per lui sparirà nel momento in cui ci sarà la gioia, in cui spariscono tutte le contraddizioni, però noi finché siamo qua viviamo immersi nella contraddizione e in questo errore, sì. Che è anche l'amore di qualcosa di diverso. Non è banale. No, anzi. Benissimo, allora io direi che siamo alle 11, c'è la signora o signorina, non riesco a vedere dall'immagine, grazie per questa intensa lezione sul rapporto verità e vita. Bene, grazie a tutti. Allora io direi che possiamo chiudere. Guido, noi ti ringraziamo, sicuramente ci rivedremo o su questo schermo o da qualche parte. Speriamo live. Benissimo, vi salutiamo tutti e ricordiamo che il prossimo mercoledì c'è l'ultima lezione di Enrico Sierigone sul corso di Platone, poi dopo, la settimana dopo, ci sarà un appuntamento tolkieniano, ma non lo anticipo. E dopo siamo a giugno con faremo altre due o tre iniziative di carattere filosofico e non solo. Benissimo, grazie a tutti. Enrico, stai in linea, non andar via, che noi finisco la diretta. Ecco.